Quindi sono dei bravi attori. Perché in realtà ti posso assicurare che penseranno completamente l'opposto di quello che tu hai detto. E ci sembravano belli tranquilli. Vedi, vedi, no? Stanno facendo un buon lavoro, va bene. Quello devo, loro devono solo farci vedere che sono tranquilli. E noi siamo pronti a seguire veramente con un'emozione immensa quest'ultimo gruppo che partirà proprio con Ekaterina Bobrova e Dmitry Solovyov, che sono al comando della classifica dopo la Shore Dance con 69-42. Vi ricordo di distacchi i punteggi: l'altra coppia russa 68-98, la coppia italiana 66-53, gli altri russi in gara 64-52.
È un libero bellissimo. È un libero volta, sì, sono stati particolare, sì. Che cerca un po' di contemporanea, cerca un po' di spezzare anche le linee solite, no? che si usano nelle coreografie del pattinaggio, della danza. La cosa che mi colpisce sempre tantissimo di questi due ragazzi è l'ampiezza impressionante, cioè questi pattinano, sembra che abbiano le gambe più lunghe degli altri, ma di netto, no? l'ampiegamento delle ginocchia, come ripartono, veramente due atleti che si sono saputi anche loro ricostruire in pochi mesi, perché erano in declino fino a qualche mese fa, sembrava quasi che insomma i Lini Katsalapov li avrebbero superati durante la stagione, già la stagione scorsa avevano tremato, e invece questo cambio di allenatori ha giocato moltissimo alla coppia. Sì, anch'io li ho visti veramente, a parte la bellezza del programma, l'idea, l'originalità, la ricercatezza di qualcosa di diverso, ma su queste inclinazioni e queste progressioni di velocità, partono dal niente e in una spinta e mezza sono a una velocità impressionante. E questo è dato proprio dal piegamento, dalla capacità di utilizzare il proprio corpo sulla curva, sul filo, usare l'attrezzo pattino per produrre quella velocità, per produrre quell'energia che poi è il bello del pattinaggio. E in questo libero diciamo che il 50% è dato proprio dalla velocità di scorrevalenza, l'effetto visivo è proprio dato principalmente da quello. Una coppia che è riuscita, pur essendo la prima del gruppo, a esprimere già un livello difficile da battere. Sì, difficile da battere. Tra l'altro avevi ragione, questa coppia, proprio per la delusione avuta al mondiale, dove avevano ottenuto un settimo posto, hanno deciso proprio il cambio radicale nel loro team di allenatori. Allora andiamo a vederlo il punteggio per Ekaterina Bobrova, Dmitry Soloviev. Punteggio ovviamente di stra premia 99-83, 47 il tecnico Elements, 52-83 per i program components. Nel dettaglio, di skating skill 8-86, le transition 8-61, la performance 8-86, la coreografia 8-93, l'interpretazione del timing 8-89. Insomma, sono punteggi importanti. O ti aspettavi anche qualcosa di più nel Forse mi aspettavo persino sì qualcosa di più. Devo dire che non sono poi al top, ma d'altronde ci sono le altre coppie che devono ancora scendere, quindi